Esercizio 6. Progetta le dimensioni della cassa armonica risonante di un diapason a 660 Hz. La cassa armonica è un parallelepipedo, ha tre spigoli. Uno è aperto chiuso, gli altri sono chiuso chiuso. Ipotizza velocità del suono 330 metri al secondo. Questo è il diapason con la cassa risonante. Si chiama anche cavità risonante perché è una cavità. È vuota, cioè piena d'aria. La sua lunghezza è L e noi dobbiamo progettare la lunghezza di questa cassa armonica. Quindi L è la nostra incognita. Sappiamo la frequenza del diapason. Invece di cominciare con 660 Hz, comincio con il diapason classico a 440 Hz. E la velocità del suono in aria, faccio tutti e due i casi, sia 340 metri al secondo che 330. Qual è la cosa importante? È che la cassa risonante del diapason è un tubo di Kunt di tipo aperto-chiuso. Questa è l'estremità aperta e questa invece è la faccia chiusa, qui disegnato di profilo. E lo progettiamo in modo tale, la sua lunghezza in modo tale che risuoni all'armonica fondamentale del diapason. Quindi deve essere lunga questa cassa armonica pari a un quarto di lunghezza d'onda. Infatti in questo modo dalla parte aperta del tubo c'è un nodo di pressione, vuol dire che la pressione dell'aria non cambia, rimane la pressione atmosferica. Questo perché le particelle dell'aria si possono muovere e quindi non c'è schiacciamento o rarefazione. Invece dalla parte chiusa le particelle dell'aria si schiacciano contro la parete e causando la sovrappressione, e sarebbe il caso in cui l'onda termina quassù in alto. Quando invece le particelle si allontanano dalla parete e producono una sottopressione, in questo caso l'onda va disegnata qua in basso. Quindi qui sulla parete ci sono le massime variazioni di pressione, quindi le sovra e le sottopressioni. Comunque la cosa importante è che la lunghezza del tubo deve essere un quarto di lunghezza d'onda, perciò calcoliamo prima la lunghezza d'onda facendo questa solita formula V su F, e questo risultato è o 75 cm se prendiamo 330 metri al secondo come velocità del suono, oppure 77,3 cm se prendiamo 340 metri al secondo. Lambda quarti, quindi basta dividere per 4 il risultato trovato, troviamo o 19,3 o 18,8 cm. Ora proseguiamo prendendo 330 metri al secondo e quindi la lunghezza d'onda quarti è 18,8 cm circa. Quindi questa cassa armonica la dobbiamo progettare lunga 18 cm, naturalmente la parte interna, quindi da questa parete interna fino all'imboccatura della cassa armonica. Cioè, anzi, dovrebbe essere 18,8 cm dalla parete interna fino al nodo. E infatti l'ho scritto qua, 18,8 cm, però siccome sappiamo che agli occhi delle onde sonore qua dentro il tubo appare circa un centimetro più lungo laddove c'è l'apertura, allora noi possiamo progettare questa cassa armonica un po' più corta, circa 18 cm. La lunghezza quindi 18 cm, considerando il centimetro in più da aggiungere che ci porta praticamente a 18,8 cm. Ora spieghiamo un attimo perché, come si calcola questo centimetro in più. In realtà dipende dalla ampiezza di quest'area, cioè dell'apertura. Più quest'area, questa faccia è larga, e maggiore è il pezzettino di spazio da aggiungere. Se invece l'area è piccola, lo spazio è piccolo. Normalmente quando abbiamo gli strumenti di laboratorio, grosso modo l'apertura ha un'area che corrisponde a circa un centimetro di aggiunta al di fuori del tubo. Comunque, in generale, se noi andiamo effettivamente a misurare la cassa armonica del nostro diapason a 440 Hz, troviamo effettivamente che è circa 18 cm la sua lunghezza. Poi in realtà bisognerebbe parlare anche delle altre dimensioni, non solo la lunghezza, ma anche questi altri due lati, questi due spigoli, ma ne parliamo dopo in un piccolo approfondimento a parte. Ora invece passiamo a un diapason che ha la frequenza di 660 Hz, F'. Ora potrei rifare gli stessi identici calcoli di prima andando a sostituire la frequenza 660 Hz, però faccio prima con questa piccola scorciatoia. Siccome la nuova frequenza è una volta e mezzo la vecchia frequenza,
Allora la lunghezza d'onda, che è inversamente proporzionale alla frequenza, sarà una volta e mezza minore della lunghezza d'onda di prima. Ora, se prima era 18,8 cm, adesso sarà 12 cm e mezzo. E quindi questo tubo di Kunth, questa cassa armonica, adesso la progetterò circa un centimetro meno, quindi 11 cm e mezzo, in modo tale che con il centimetro aggiuntivo diventi 12 e mezzo. Vediamo che la cassa armonica nuova è più corta di quella vecchia, quindi 12 e mezzo contro 18,8, oppure 11 e mezzo contro 18. Questo è logico perché con una frequenza maggiore la lunghezza d'onda è venuta minore, quindi più è alta la frequenza del diapason più è corta la cassa armonica del diapason. Come è scritto qui, più è alta la frequenza e minore è la lunghezza della cavità risonante, cioè la cassa armonica del diapason. Questo è confermato dall'esempio successivo, in cui dobbiamo progettare la cassa armonica di un diapason che vibra 1700 volte al secondo, questa frequenza F seconda. La lunghezza d'onda è 20 cm. Qui per semplicità ho ripreso 340 metri al secondo per far venire il conto paro. Un quarto di lunghezza d'onda è 5 cm, quindi la cassa armonica deve essere lunga circa 4 cm, così che con il centimetro aggiuntivo ne fa 5. Quindi vediamo, la frequenza è diventata ancora più alta, 1700 Hz, e allora la cassa armonica è diventata più corta, 4 cm soli.